Ben ritrovati a Sette Sere, ora dalle bellezze dei nostri paesaggi, passiamo a un altro fiore all'occhiello, tutto italiano, parliamo di buona tavola e lo facciamo insieme a Paola Comelli, mamma scrittrice e conduttrice. Buonasera, benvenuta Paola. Buonasera, grazie. E a Lorena Lopressi, mamma e cake designer. Buonasera. E come vedete c'è un ospite d'onore, si chiama Maddalena, è qui in braccio a me perché noi parliamo di una buona tavola adattissima per i bambini. Ti piacciono le cose buone? Sì. E allora questa sera noi iniziamo a raccontarvi e vi diamo tutte le anticipazioni su un evento che ormai sta diventando una tradizione qua a Milano e si chiama Milano Food Week. È in arrivo, inizierà tra pochissimo, sarà dal 19 al 27 maggio e ci sono tante cose da fare, da assaggiare, vero Paola? Cosa ci fai soprattutto tu di bambini animati a Milano Food Week? Allora, diciamo che soprattutto la responsabilità di Paola Milano Food Week è tua ed è colpa tua e di Sette Sera. Sono venuta a presentare qui i bambini animati, che tra l'altro ricordo che è ancora in onda il giovedì dalle 18 alle 18.30. E, ero qua, ti raccontavo di questa avventura, eccetera, eccetera. Alla fine dell'intervista mi ferma questa ragazza e mi dice: ah, ma hai scritto anche delle cose di cucina? Io ho un ristorante che si occupa di bambini soprattutto. Gli ho detto: che cosa interessante. Sì, fa, perché ho notato che i bambini disturbano i genitori quando si mangia, e allora ho, al mio ristorante, che si chiama Sabor Catalan, ho questa iniziativa. Mi raccomando, perché qua ci danno delle multe pazzesche. Vale, andiamo avanti senza nomi, mi raccomando Paola. Al mio ristorante abbiamo destinato delle giornate in cui i bambini vengono intrattenuti da un mago e i genitori possono mangiare tranquilli. Ho intenzione di iscrivermi come ristoratrice alla Milano Food Week. Ha detto: va bene, non so come posso aiutarti, però se posso aiutarti, volentieri. Poi, pensando al mio giro di amicizie, eccetera, eccetera, mi è venuta in mente Lorena. Lorena fa la cake designer, si occupa di fare queste sculture meravigliose di dolci. E allora ho preso questa ragazza, ho preso Lorena, ho messo tutti insieme e abbiamo detto: va bene, vediamo che cos'è la Milano Food Week. E ci siamo avvicinati a questa manifestazione che, come dicevi tu, a Milano sta prendendo veramente piede, vuole portare l'enogastronomia italiana a livelli internazionali, infatti è anche star di portata veramente internazionale, e rende per 9 giorni Milano un centro, come quando succede con la settimana della moda, la stessa cosa, ci sono manifestazioni in ristoranti, in pizzerie, in pasticcerie, bambini che cucinano, persone che tengono corsi, addirittura c'è una public e una main kitchen, cioè delle cucine, una pubblica e una dove ci sono degli eventi, dove chiunque può cucinare, collegandosi al sito e prendendo iscrizione, uno può dire: io vi faccio vedere la mia ricetta, vi spiego che cos'è, ve la faccio, e uno dice: ah, ma io la faccio così, e quindi tutto questo intervento all'interno in maniera veramente fatta diffusa su tutto il territorio. Bello, bellissimo, un modo nuovo per scambiarsi le ricette, poi è da approfondire l'aspetto dei bambini a tavola e soprattutto dietro i fornelli, perché non è pericoloso, può essere veramente istruttivo, ne parliamo tra poco. Prima però un attimo dedichiamolo a questo tripudio di fiori e colori che c'è sul nostro tavolino. E allora Lorena, si chiama cake design, è l'arte di rendere meravigliosi i dolci oltre che buoni, ma un'arte che si può avvicinare ai bimbi? Certamente che sì, io lo faccio sempre con i miei due bambini, quindi basta poco, basta prendere un cutter e un po' di pasta da zucchero e i bambini si esprimono tutta la loro fantasia nei dolci. Che bello, e poi sono cose che soprattutto danno tantissima soddisfazione perché si fanno, si impastano con le mani e poi si assaggiano e sono buonissime, oltre ad essere veramente colorate. E allora Paola, noi abbiamo parlato di bimbi in cucina, perché è importante? Perché c'è veramente una necessità di far crescere i bambini con la cultura del mangiar bene, perché il mangiare è quello che crea il nostro organismo, quello che è il primo componente di noi, per cui bisogna insegnargli bene. Tante volte noi siamo davanti a bambini che dicono no
alla frutta, no alla verdura, perché forse non gliel'abbiamo insegnato nel modo giusto che la frutta e la verdura sono buone, giusto? Certo, ma perché bisogna esattamente avvicinarli, fargli vedere che il cibo non costituisce, sai, riesce anche a far avvicinare un bambino facendoglielo conoscere e di conseguenza spiegandogli la ricetta, spiegando che cosa c'è dentro. Quando gli presenti un piatto pronto, uno inizia già a prendere le distanze e dire non mi piace senza nemmeno averlo assaggiato. Quando ha la possibilità invece di vederlo, di metterci le mani, di pasticciare, sa che l'ha fatto lui, sa quali sono gli ingredienti e di conseguenza li assaggia più volentieri. Assaggeremo, vero, volentieri uno di questi? Lei cerca, sta puntando i lecca lecca, gli scotti tipo lecca lecca. Dopo te ne diamo uno, ma se vuoi puoi anche prenderlo adesso, sai? Facciamo una cosa, magari proviamo a spiegare qualcosa di quello che abbiamo. Allora, per esempio, come si fanno quelli che stavo cercando di prendere Maddalena? Pure. Sì, i lecca lecca sono dei semplici biscotti in pasta frolla e avvolti da pasta di zucchero. Sì. E niente, si attacca la pasta di zucchero alla pasta frolla con una gelatina alimentare e tutto si asciuga e diventa così un lecca lecca. Poi attacchiamo con della ghiaccia reale il bastoncino e sono pronti per essere assaggiati. Ecco, una cosa che voglio chiedere rispetto ai colori, visto che sono tutti dolci che vanno ai bambini. No, sono tutti colori estremamente alimentari e certificati ovviamente dall'Unione Europea, quindi non ci sono assolutamente problemi in questo senso. Maddalena, ti piaceva la coccinella a te? La prendi tu la coccinella? Abbiamo una coccinella, ci racconti come hai fatto fare questa coccinella? La coccinella invece è un cupcake fatto di cioccolato e sempre con la pasta da zucchero. Ho formato un primo cerchio e un secondo cerchio, poi gli ho aggiunto ovviamente le palline della coccinella e poi gli ho fatto il visino, tutto fatto con lo zucchero. Tutto anche velocemente, quanto ci vuole? Sì, questi sono abbastanza semplici, sono giusti per i bimbi e per farti aiutare con i bimbi, infatti a me quasi ha aiutato mia figlia, quindi... Bello! Poi ovviamente si parla anche di cake design, che può essere una grande forma d'arte, ma che è molto più impegnativo, insomma, lo possono fare gli adulti, ma bisogna essere molto creativi e molto bravi. Ma allora continuiamo a parlare dei nostri piccolini in tavola. Allora, abbiamo parlato di ristoranti italiani che si stanno affacciando all'idea di avere i bimbi lì, ma i bimbi che possano fare qualcosa. È un'innovazione, qualcosa di molto bello, perché fino a poco tempo fa se ne sentiva parlare solo all'estero. Per esempio, so di un ristorante a Londra dove i bambini vanno, si fanno la loro pizza, la fanno per i loro genitori e poi la mangiano tutti felici. Mancava questo in Italia e adesso un po' si sta riscoprendo. Quali sono i ristoratori che capiscono questa voglia? Perché tante volte il bambino al ristorante fa veramente paura, perché dice no, il bambino mi rovinerà la serata. Non è così. No, assolutamente, però come dicevi giustamente tu, adesso abbiamo qualcuno che ha iniziato a pensarci. Ti dico, io avendone tre, iniziamo a dire no, ma magari facciamo un altro momento, magari teniamo una babysitter. Invece avendo questa attenzione per i bambini, magari facendoli mangiare prima e intanto i genitori li seguono nel pasto e poi c'è qualche persona, un animatore, qualcuno dedicato che li stacca dal tavolo dei genitori, li raccoglie in gruppo e gli fa fare delle attività che sono culinarie. Lorena per esempio tiene anche dei micro corsi di cake design presso alcuni ristoranti e i bambini imparano a realizzare questi dolci che tu vedi qui mentre i genitori mangiano, quindi realizzano qualche cosa, realizzano il dessert. Esatto, si divertono, stanno tranquilli e creano un ottimo dessert. Senti, cos'è la cosa che va più a ruba tra i bambini? La richiesta più comune, magari la pasta di zucchero più colorata, cos'è? Mia figlia per esempio divora la pasta di zucchero, infatti è difficile lavorare con lei, ma appunto i cupcake, soprattutto i cupcake al cioccolato, perché poi questi sono fatti con la pasta di zucchero, poi ci sono i cupcake dove c'è la crema al burro sopra, che sembrerebbe una cosa molto luguriosa, quindi per i bambini è adatta e a loro piace tantissimo. Sì, ma io stavo guardando appunto i cupcake, sopra hanno tutto dell'erbetta, come si fa a fare dell'erbetta così con precisione? È dell'erba fatta appunto con crema al burro. Vediamo fatta... se Maddalena ce ne passa uno, mi passi l'erbetta che vedi? Maddalena, quelli lì, brava, davanti. Brava. Bravissima, ecco, così ve lo faccio vedere, grazie, sei un'assistente perfetta. Maddalena, torni anche la prossima volta? Grazie. E allora ve lo faccio vedere.
Questo è fatto appunto con crema al burro e con un sac à poche e una bocchetta particolare, ovviamente si crea questo effetto erba, e poi con della pasta da zucchero e dei piccoli cutter fatti a forma di fiorellino. È semplice, vedi? Sì, non, è facile, perché qua ci sono, è come bambini. Lavorare con il pongo, ci sono le formine. Esattamente, ad esempio quella è come pasta modellabile, si chiama appunto, ed è come lavorare con il pongo. Sì, intanto Maddalena mi sta mettendo la coccinella a posto, poi portami quello che ti piace di più così vediamo un po'. Iniziamo. Ma poi hai visto che è anche sberluccicante? No, sono belli. Hai visto quanto brilla? Hai visto che è luccicoso? Sono tutti brillantini, sì. Veramente fanno impazzire i grandi, figuriamoci i più piccoli. Allora, il laboratorio di cake design alla Milano Food Week quando sarà? Sarà il 20 di maggio. Adesso cerco di aiutarti. Aspetta, sarà al Palazzo Giureconsulti sì. In via Mercanti. L'iscrizione può essere fatta tramite il sito, e quindi www.milanofoodweek.com. Sì. L'iscrizione è gratuita per un massimo di 20 bambini che prendono iscrizione e possono partecipare al laboratorio e imparare a fare questi dolci meravigliosi. Che bello, e questo è uno degli appuntamenti più importanti, però tu sarai più o meno sempre al Milano Food Week con i tuoi bambini, fare giocare tutti, e poi ci saranno tanti appuntamenti importanti anche per gli adulti che vogliono provare la nostra tradizione, ma anche quelle straniere. Per esempio ci sarà il Festival dei Sapori Spagnoli, fantastico. E adesso, prima di salutarci, mi devi togliere qualche curiosità sui bimbi, perché tu sei la regina dei bambini, con i tuoi bimbi animali ti seguiamo tutti il giovedì. Quanti giochi fate, come state andando con quel giro dell'oca? Stiamo andando molto bene in realtà. Con il giro dell'oca i bambini sono entusiasti, hanno attraversato alcune fasi di stanche, capito? Ma anche perché la competizione maschi e femmine si era fatta e allora c'era stato un attimo di attrito, ma adesso stiamo portando a casa il risultato, siamo più agguerriti che mai per vedere chi vince. Che meraviglia! E tra l'altro, cake design può essere un ottimo regalo di compleanno. Pensiamo ai nostri bambini che compiono gli anni, potrebbe essere un bel regalo da parte dei genitori portare un gruppo di amichetti che fanno la torta tutti insieme. Questa potrebbe essere un'idea, ci vuole un po' di lavoro già fare una torta. Stiamo portando avanti, perché è bello poi arrivare con una torta che è un'opera d'arte, come hai detto prima, ed è bella non soltanto a vedersi ma anche a mangiarsi. Ma poi pensa alla soddisfazione di mangiarti il bouquet. Ti ho portato un bouquet e poi alla fine te lo mangi. Che meraviglia, posso farlo per davvero, Paola, perché qua si avvicina l'ora di cena. La mi sa che in vista dell'estate è meglio di no. È meglio di no. E allora, mi dici una forma, un qualcosa alla quale hai lasciato il cuore, una tua piccola produzione che proprio ti è rimasta impressa, è stato quasi un peccato doverla vendere o mangiare? È stata la torta che ho fatto per la festa di Carnevale, e ho fatto tutte le maschere su, ed è stato un lavoraccio, ed è stato un peccato perché era veramente carino a vedersi. Che bello, benissimo. Maddalena, vieni qua con me che saluti vicino a me tu. Vieni appoggiano, qua. Appoggiano lì. Vieni, prova a dire, vieni qua, vieni Maddalena. Proviamo, prova a dire ciao a tutti gli amici di Sette Sera. Prova, siamo ancora un po' timidi, ci proviamo. Ciao, bravissima! E allora Paola, ricordiamolo, il 20 maggio alle 17 un laboratorio di cake design per i più piccolini, ci sarà veramente da divertirsi. Poi con te ci si vede tutti i giovedì alle 6. Perfetto, sempre qui su 7 Gold. E allora noi per questa sera abbiamo finito, ci rivediamo domani sera, buona serata a tutti! Ciao a tutti!